sistema più semplice per fare amicizia. Ma guarda che è molto molto facile questo con la VR. Loro pensano alla VR, con la VR sto dicendo, eh. Ah, grazie, ma senza è già difficile muoversi. E Sì, ma siamo con. allora, i tipi che hanno fatto, Non è possibile. se spariscono quelli con cui cercate di fare amicizia, vuol dire che hanno la bubble attivata, no? Ah, no, La bubble serve per... disattiva. Ecco, con Gianfranco sono riuscita. Siete riusciti a fare? Con Gianfranco. Bravi. Tu ecco Wiz. Comunque, il concetto è che magari anche non adesso, però se riuscite poi in qualche modo a esercitarvi a fare questa cosa qua, ecco, seguite un po' la... E comunque è un esercizio utile per muovere i tastini WASD, no? Sì, io Perché... muovo anche le frecce, mi sposto lo stesso. Sì. Quindi, primissima cosa, allora è quello. Allora, vediamo un po', contiamoci, siamo 1, 2, 3, 4, 5, Dovremmo 6, essere 7, 11. 8, 11. Beh, 11 non è mica male, cioè, a parte alcuni di voi hanno detto che si muovono con molta difficoltà, no? Però non sono crashati, comunque c'è cioè, qualcosa vedono, giusto? Ecco, una cosa, magari se vedete che si muove molto molto lentamente, potete provare a impostare le impostazioni grafiche, Ok. vedete? E c'è anche la possibilità di cambiare il dettaglio del mondo, questo, quindi più o meno dettaglio, questo potrebbe più o meno velocizzare o meno. Mostrare le ombre, quindi se dite di non mostrare le ombre, potrebbe essere un pochino più leggero per la scheda grafica. E poi c'era una cosa del menu developer che è interessante, che è la... Beh, ci sono i load tools che questo servono molto per il Mac, ho visto, perché su Mac sostanzialmente bisogna aumentare un pochino il load perché sennò non si vedono le cose, no? Quindi un pochino bisogna aumentare. Quindi, Però... secondo me hai la bubble attivata. Chi? Wiz. Ah, Wiz, perché sparisce. Abba. Spero. E poi l'altra cosa che ho notato è che nel menu developer c'è nel render c'è una cosa che è la Vediamolo. scale resolution che praticamente si può impostare a, per esempio, un quarto che fa vedere tutto molto più sgranato, no? Però dovrebbe pesare molto di meno sulla scheda grafica. Tipo un quarto, però si può usare Ah, anche. bene, anche Giorgio 47, allora. Ok. Quindi piccoli trucchetti così, adesso magari fate qualche piccolo tentativo anche voi, cambiando i load tools e la scale resolution, per dire al posto di un quarto si può arrivare a 2/3, vedete che è ancora accettabile. Forse questo Anche velocizza un pochino. Aquilone. Vediamo Lux. Ok. Allora io riprendo Niente. la chat. Controlla. Se attiviamo la chat, però non riusciamo più a muoverci. No, no, vabbè, era solo per vedere se qualcuno. Ogni volta che vedo qualcosa su HF non capisco dove sia. I trucchetti per la risoluzione? Sì, qualcuno mi sta dicendo di scrivere, senz'altro. Senz'altro. Allora, molti di questi trucchetti in realtà li ho già cominciati a scrivere. Scusate che rimetto comunque la risoluzione vera. Scale resolution 1. Ok. Allora, dicevo, molte di queste cose le ho già messe, nel senso che se voi vedete qui a fianco del famoso centurione, tanto vi chiedo quanti di voi hanno fatto la foto del centurione? Tutti, credo, no? Perché erano 10. Quindi la foto col centurione, che nel frattempo è diventato gigantesco. Ecco, questo documento che vedete qua, questo qui, High Fidelity, è il primo documento che avevo messo anche in Classroom, quindi dovreste trovarlo.
no? Come indirizzo. Se volete mi scrivo nella chat, vi scrivo il suo link, che adesso poi la prossima settimana impareremo a usare poi questo oggetto, che permette di editare gli oggetti su qui dentro. Comunque sostanzialmente nice to meet you. Di nuovo dire che stanno arrivando delle persone. Comunque allora senti, da qui non riesco a beccarlo direttamente, quindi lo beccherò su Drive. Questi documenti su Drive li avete guardati, letti finora? Sì, qualcosa sì. Dunque, andiamo sul... Comunque li ho pubblicati su Classroom, questi documenti. Sono... vi metto il link. Di nuovo, vediamo un po'. Apri questo. Allora, c'è un cos'è iFidelity che... Abbiamo un link su qua. Ma cosa vuole Alfavori? Allora, proviamo stasera. In Zoom. Fidelity. Stiamo iniziando ora. Zoom condivisione schermo e audio. E inoltre tutti i partecipanti ci stiamo incontrando. Ma cosa scrivi? Ho qui il sulaggio. Ok, allora Alfaori voleva venire anche lei, ma non aveva capito che doveva scriversi il gruppo, quindi adesso si è installata l'applicazione sul cellulare e vediamo come va. Ho sentito qualcuno che è salentino. Ma io insisto che Wiz ha la bubble attiva. Sono io la salentina, Sondra. Ah, ok. Ok, allora... Allora andiamo magari un po' avanti, dunque le cose... allora, più o meno, quindi se siamo arrivati tutti qua, vuol dire che siete riusciti a entrare, siete riusciti a muovervi e stavamo dicendo, ho messo il... no, questo non è il link perché nel frattempo si è sporcato. Dunque, mettiamo il link, quindi get shareable link e mettiamo... Questo link è praticamente questo qui dove spiega cos'è iFidelity. iFidelity, comunque ve lo ridico in due secondini, ma forse spero che abbiate già letto questo documento, no? Sostanzialmente iFidelity è stato creato da Philip Rosedale, che è quello che aveva creato Second Life nel lontano, ormai lontano 2003. Però l'ha creato in maniera, completamente radicalmente diversa da Second Life, nel senso che mentre Second Life era tutto sommato un sistema accentrato, gestito da un'azienda e completamente chiuso, no? High Fidelity è nato fin dall'inizio come un sistema open source, e quindi un po' come OpenSim e come le cose che siamo abituati a vedere, tipo Edmondo e Kraft, insomma quelle cose
che secondo me stanno molto bene con la scuola. Ora, stasera abbiamo avuto una piccola discussione con Ada, che diceva che lei percepiva iFidelity come qualche cosa di simile a Second Life, come percepiva Second Life qualche anno fa ed è il motivo per cui l'aveva lasciata, no? Ma secondo me il problema di iFidelity in questo momento non è tanto che sia un sistema tipo Second Life vecchio stile, e cioè costoso, espensivo, perché sapete che su Second Life affittare una SIM poteva costare all'epoca anche 400-500 euro al mese, non so se lo sapete, no? Anche adesso, credo. No, adesso hanno fatto qualche sconto, quindi costa leggermente di meno, forse si può, ce la si può cavare con 200 euro. Io pago una parcella, adesso non mi ricordo bene quanto, ma insomma, abbastanza cara. Sì, ma più terra prendi, un po' più di sconti ti fanno, è sempre stato così. Cioè, quindi è la... Comunque, diciamo che rispetto a quei costi che prendi con Life, OpenSIM era sicuramente un vantaggio, perché era praticamente gratis, no? In realtà costava, ma a un livello nettamente diverso, e ai Fidelity anche, cioè fare un server. La SIM dove state voi adesso, tanto per intenderci, è una SIM, tanto poi vediamo se riesco anche a parlare qui in iFidelity senza avere ritorni. 1, 2, 3, ci sono ritorni? No. Perché così se per caso entra su iFidelity, c'era Alfa Ori, magari mi sente dal cellulare. Dunque, cosa stavo dicendo? Noi siamo adesso su un server, questo qui che ho affittato a nome di Edu3D, Ali Curau, sapete che è il curatore di Craft. No? Questo server complessivamente ci viene a costare qualcosa come sui 250 euro ogni 6 mesi, no? Che se fate il conto, 250 diviso 6 siamo sui 40 euro al mese, ma su questo server stiamo facendoci girare parecchie SIM, tutte Edu3D, avete presente tutte Edu3D, quella proprio di OpenSIM, di Craft, ci stiamo facendo girare questo dominio e ci stiamo facendo girare anche tutta una serie di server di Minecraft e di Mindtest, no? Quindi è sostanzialmente un, cioè con 40 euro al mese, cioè che praticamente è un decimo di quello che costerebbe in Second Life, noi abbiamo 10 volte tanto, quindi c'è la differenza, è abissale secondo me, quindi per le scuole continua a rimanere una cosa notevole. Invece quello che è un po' scomodo ancora, le dicevo, è il costo, nel senso che tutti voi che si riuscite a entrare qua avete comunque un hardware che non è l'hardware che normalmente una persona si compra. Se uno si compra un computer adesso, magari se lo compra sui 500-600 euro, ma un computer da 500-600 euro è improbabile che ce la faccia entrare in iFidelity. Facciamo solo una piccola, diciamo, sondaggio qua tra voi. Quanto avete speso voi per il vostro computer che sta entrando adesso su? Io l'ho fatto assemblare comprando delle parti su Amazon e poi ho dovuto naturalmente dare qualcosa anche a chi l'ha assemblato, perché non sono capace. Ma circa sugli 800 euro. Ma assemblato è fisso comunque? Non è un desk, sì. Esatto, perché il problema è questo, cioè se voi volete farlo su un laptop il costo è nettamente più alto, quindi tutti i laptop che vengono venduti adesso sono laptop che a parità di prezzo hanno un quarto della possibilità di un desktop. Tutto ciò nasce dal fatto che ormai tutti vogliono il laptop e anche nelle scuole si pensa che il laptop sia più comodo da gestire di un fisso, no? Non so se voi anche mi confermate. Io trovo meglio con il desk. Ma tanto per... scheda grafica, però. Sì, però anche le schede grafiche che comprate per i desktop costano in media molto di meno rispetto all'equivalente scheda grafica che dovresti comprare per un laptop, capisci? E anche a parità di scheda grafica, la scheda grafica che avete sul laptop funziona meno bene di quella di un desktop. Io ad esempio ho la 970 su un desktop e funziona perfettamente la realtà virtuale.
e ho un laptop con una 970 dove invece la realtà virtuale non funziona. Quindi, cioè, infatti non si chiama 970, ma si chiama 970M, M sta per mobile, no? Quindi tutto ciò che è sul laptop costa di più e vale di meno come prestazioni. Questa è la cosa. Quindi, giusto così per consiglio, se veramente volete spendere di meno a livello scolastico, dovreste andare un po' controcorrente, tra virgolette, investire in desktop, perché il desktop non li vuole più nessuno, e quindi con 600-800 euro si riesce a confezionare un'ottima unità, diciamo, multimediale. Ok, comunque queste cose magari discutiamo poi meglio in altri successivamente. Allora, la prima cosa che vogliamo fare qua, abbiamo fatto amicizia prima, quindi abbiamo visto che l'amicizia è un po' complicata, si fa con la X e ci si muove. Proviamo adesso a navigare in questo mondo. La navigazione sapete tutti come funziona, quindi sapete che il tasto W va avanti, quindi adesso premo W, e tasto S torna indietro, A gira a sinistra e D gira a destra. Questi tasti sono leggermente diversi da Second Life, ma sono molto standard per tutti i videogame. Se per caso non ve li ricordate, potete sempre fare Help in alto e poi c'è Control Reference. Control Reference vi dà esattamente come si pilota, no? Con il visore in realtà virtuali, ma c'è anche il pezzo keyboard mouse, questo, che sono quello che avete voi probabilmente, che è il computer normale, no? Questo qua. Quindi vedete che abbiamo W che va avanti, e poi abbiamo Q che vedete che fa, lui lo chiama strefe, quindi ci si sposta lateralmente, la E ci si sposta lateralmente a destra, no? E poi c'è A per girarsi, no? Ruotarsi, e poi c'è questa cosa interessante che è la corsa. Quanti di voi sanno correre? Allora, si fa sempre W, no? Però se si preme anche lo shift si va avanti veloce. Se volete provare a correre su queste piattaforme, vediamo un po' quanti riescono a correre. Okay. Tra l'altro secondo me è un po' triste, allora, perché io premo con il pollice lo shift e la V, e per me diventa un po' un casino, mi si contorce un po' la mano, no? Non so se voi avete questa cosa, se no alternativamente si potrebbe usare la freccia, però la freccia è un casino da girare, perché oppure la freccia la usa effettivamente Eva, perché lei usa il mouse con la sinistra, se non vado errato. O c'è il mouse rovescio, non mi ricordo. C'è qualche cosa di strano col mouse, t'ho visto quando ci siamo incontrati, che lo usi tutto strano. Comunque. Con le frecce io mi trovo benissimo. Ma come fai le frecce? Ah sì, puoi muoverti con le frecce, però con le frecce poi premi lo shift col mignolo, sì, può funzionare. Ricordo a tutti, perché continuo a vedere che avete la bolla attivata, perché quando mi avvicino ad alcuni spariscono, no? Quindi se io mi avvicino a questo manichino... No, vede che questo rimane, però c'è... Online. Però questo qua, no, questo rimane. Adesso vediamo un po' chi di voi c'è la bolla attivata. Io sono il manichino, suppongo, sono dentro col cellulare. Ah sì? Bello. Ecco. Ma riesci a muoverti? No, quello è fatto, non si muove per niente, neanche premendo i tasti. Ma c'è proprio sul cellulare c'è un cosino a sinistra, ci sono una specie di cerchio, sì, con quattro cosini. E dovrebbe consentirti di muoverlo. Sono le frecce. Sì, sono le frecce anche se le schiacci. E poi c'è anche un tastino di volo, l'ho provato perché l'ho installato. Aspetta, piacere, buon grazie. Però non reagisce, non so perché. Aspetta, qui vediamo un po' se riesco. Provo a mettere la visuale di error. Così okay. Va bene. Chi è che sta una suoneria di questa? Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a dare la mano a questa persona. Ok, aspetta. Ok, vediamo. Tlac, abbiamo fatto un'amicizia con Eva. Non eravamo amici, Eva, a quanto pare. No. Strano, eh?
Vediamo un po'. Allora, sentiamo una cosa, adesso proviamo a vedere se siamo in grado. Beh, aspetta, qualcuno mi dà la mano, vediamo un po' se riesco. Ah, però vedi, non posso darti la mano perché sparisce, quindi questo signore qua, che mi sta dando la mano... Sì, ha la bubble attiva. C'hai la bubble attiva perché non appena ti do la mano tu sparisci, quindi non ce la faccio. Disattivala. La bubble è questa cosa qua, questa qua. Quindi basta che clicchi... Provo dove... con Lux. Ah, forse l'ha disattivata, vediamo un po'. Ah no, è continuato. No, è sparito. Sparisce tutto. Sentite, allora adesso l'amicizia magari poi la fate poi con calma che non siete riusciti. Facciamo la prova di volo. Vi va di fare la prova di volo? Yeah. Quindi volo vuol dire si preme spazio. Notate che è cambiato rispetto a un mese fa. Come spazio? Faccio su. E spazio. Se fai spazio fai un salto, però se lo tieni premuto e lo continui a tenerlo premuto vai in su. Vabbè, no, e poi la cosa interessante è che se, in teoria loro dicono che il control dovrebbe andare in basso, ma a me non me lo fa. Quindi c'è un piccolo problema che non si riesce ad atterrare con cose. Quindi io per atterrare pagina cosa faccio? Pagina giù devi fare. Eh? Pagina giù devi fare. Pagina giù. Sì, pagina giù. Però vedete non è documentata questa. Pagina giù e pagina su, perfetto. Allora, facciamo tutti pagina giù e pagina su, che almeno funziona. Tranne che sul Mac, dove non esiste pagina giù. Però magari c'è FN, freccia in giù, che fa la stessa cosa. Quindi voi cominciate ad andare in su, quindi e volate col page up, e poi cominciamo a navigare su questo schermo. Però sentite, prima di navigare senza un obiettivo, vi dico subito che io ho preparato una sorta di piccola, microscopica caccia al tesoro in queste tre pedane, no? Dove ci sono i lavori fatti dal gruppo Low Poly, di cui molti di voi hanno partecipato, quindi forse alcuni di voi hanno anche delle loro opere che ho montato. Mi confermate se c'è qualcuno di voi che ha le opere che ho montato? A parte Eva, che so che c'è. Ragazzi, io devo andare, vi saluto tutti. Ciao, allora. Buonanotte. Va bene, ciao. Buonanotte. Bene, allora... Qualcuno se ne è andato. No, ma qualcuno se ne... Aspetta, forse questo qui mi sta dando la mano adesso, vediamo un po'. Ah sì, forse ce la facciamo. L'avete fatta. Sì. Prova tu adesso. Ma sì? Fermo? Perfetto. Ma io ce l'ho l'amico adesso lui, no, non mi ricordo. Non riesco a capirlo. Allora, dicevo, avete capito tutti il concetto che c'è una sorta di caccia al tesoro in cui ho messo dei cartelli, con io li ho chiamati indizi in sostanza, no? Voi dovete trovare, sono 10 indizi che trovate, a ogni indizio c'è un numero, quindi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo indizio, e a ogni indizio c'è una parola chiave. Quindi adesso voi non me le dovete dire a me né agli altri, perché sennò il gioco si perde, ma vi trovate tutti 10 gli indizi, se ci riuscite, e poi me li pubblicate quando vi metterò su Google Classroom, così vediamo chi mi trova tutti 10 gli indizi. E sono, ogni indizio c'è una parola strana, una parola magica. Non so se è chiaro il problema, quindi chi riesce a navigare, quindi si muove e mi dice se dove trova gli indizi. Ma che forma hanno questi indizi? Gli indizi sono semplicemente delle tavolette bianche. Ah. Scritto sopra indizio, numero, primo indizio, secondo indizio, eccetera. Sono in posti abbastanza visibili, sono piccolette le tavolette. Ah sì, una l'ho vista. Ecco, però nel momento in cui le trovate prendete carta e penna oppure mettete su un notepad e cercate di... e così tra l'altro navigate, quindi io adesso magari vedete anche dal video che navigo e andiamo, anzi facciamo così, cammino e mi dirigo verso la piattaforma dei... magari con Shift, così andiamo veloce.
Questa è la piattaforma di dinosauri. Ecco, vedete che, tra parentesi, vedendo questa piattaforma, non so se notate, ma qualche piccolo problema è normale, è ancora rimasto nelle uova. Vero? Ma dobbiamo scriverli questi indizi? Li dovete poi scrivere nei Google Classroom come compito, no? Che vi darò domani, stasera. Quindi trovate tutti i 10 indizi, non ditemelo a me adesso. Adesso? No, no, scrivetevelo per conto vostro. Ecco, uno vedo che l'hai visto perché sei davanti. Vedi che è una parola sostanzialmente, no? Ma prima non potevi. Ecco. Tra parentesi, questi dinosauri visti in realtà virtuale sono molto carini. Sono molto più carini che non... Io vi saluto, buonanotte. Va bene, buonanotte, grazie per essere venuta. Mi dispiace che non riesci a muoverti, ma è strano, io col cellulare ero uscito. Non mi dà più neanche il logout, volevo uscire ma nel menu non c'è più. Tu mi dici solo chi sei, giusto così per... No, Alfa, l'avevo scritto, scusa, l'avevo scritto sulla chat. Ah sì, sono perfetto, Alfa. Sì sì, ok. Sì. Scusa. Riproverò. Ecco, grazie. Se tu registrati magari sul gruppo Edu3D Virtual Reality, che lì ci abbiamo tutte le comunicazioni, c'è anche un corso, eccetera. Vabbè, però è chiaro che no, però se aspetta, ti passo magari l'indirizzo del gruppo. Sì, grazie. E te lo passo sulla chat in su cui stavamo parlando poco fa, se riesco. Facebook, sì, sì, su Facebook, sì. Vediamo un po'. Se mi obbedisce, perché è un pochino. Ok. E lì iscriviti, più che altro così, anche se magari non, vedi che abbiamo messo questo qui, il gruppo, ecco, dove stiamo mettendo tutte queste informazioni. Vedi, già da qualche giorno stiamo dicendo come fare, scaricare Zoom, eccetera. E poi c'erano tutte le persone che stavano esercitandosi, quindi c'è un parecchio attività. Va bene, ciao, grazie. Buonanotte, grazie a voi. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Allora, tra gli altri, qualcuno è riuscito a trovare gli indizi? Un paio. Se poi proprio non li trovate adesso, li potete trovare ovviamente offline, tanto il compito lo facciamo partire poi domani. Che parole strane. Beh, le parole sono parole... Sono parole tipo delle password, no? Cioè delle cose segrete che non potete ricostruire se non leggendo. Comunque sono 10 totalmente di indizi. Comunque vengono bene, tra l'altro, queste cose in... Ah, tra l'altro il tuo avatar, Eva, sta guardando adesso con la luce giusta, è tutto bello luccicante. Settimo. Dove l'hai trovato i capelli? Ma siamo rimasti in pochi. Dunque, beh, sulla Zoom siamo ancora in 12. Qua dentro, vediamo quanti siamo, people... siamo in pochetti in effetti, perché vedo che ce ne sono 4 a tutti gli effetti che mi vede qua in vista. Ma tra l'altro GB Prof, insomma, Gianfranco non usa il mouse, vero? Comunque queste cose che hanno fatto le varie persone sono notevolissime. Davvero?
E come, non so chi è che mi diceva che Low Poly non gli piaceva perché diceva che era brutto, ma mi sembra che invece renda parecchio, in High Fidelity rende molto, molto bene. Sì, qui sì, direi più che in Open Sim. Sì. Io poi tra l'altro ho riportato solo queste perché ci ho impiegato un attimino. Tra l'altro, sai qual è la cosa che mi ha creato più problemi a importare qua, di tutte queste opere qua? Cosa? È la tua base di dinosauri. Lì ho dovuto lottare per un po'. Mi spiace. Perché c'erano le texture dentro. Però alla fine è venuta molto bene. Vedi che è venuta molto molto graziosa? Sì. E la trasparenza, tra l'altro, mi sembra che renda meglio qua che non in OpenSim, anche qua. Beh, è diversa. Sì, non so. Beh, dipenderà forse anche dalla luce, però sembra realistica abbastanza. Mm-hmm. Comunque queste rocce qua è stato un piccolo disastro, nel senso, per quanto poi alla fine fossero semplici. Le rocce non le avevo fatte io, le avevo trovate sul web e poi le ho importate. Vabbè, però anche lì si tratta anche di capire come fare, la prossima volta che trovo qualcosa del genere lo faccio un po' meglio. Comunque, a parte te e gli altri, chi è che... Notte vuol dire che Jimmy Prof se n'è andato anche. Ah, notte va salvato. State trovando gli indizi. Uno è sull'aereo. Uno era sull'aereo. Beh, hai già detto dove comunque. Vabbè. Non dovevo dirlo. Ma no, va bene, dai, così le sente. Quindi quando ne trovate tu di indizi? Questo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E c'è Gianfranco che ti ha battuto, ne ha trovati 7. Bravissimo. E gli altri? Beh, comunque la prova di carico che abbiamo fatto stasera è andata benino, nel senso che... Insomma, alcuni non hanno capito che dovevano togliere la bubble. No, ma di carico intendo che comunque, al di là della bubble, eravamo in una decina, no? E ci si muoveva comunque, no? Più o meno. Bisogna prenderci un po' la mano. Sì, ma non perché ci fosse lag, voglio dire. No, non credo almeno. Adesso poi, ecco, tra l'altro, adesso io tra poco credo che vi lascio, nel senso finiamo un attimino prima, perché c'è la prova invece di carico, che voglio andare, dove regalano anche dei soldi. Non so se avete letto. Che sì, ho letto, ma non ho capito bene cosa dovevo fare. Poi... Ma in realtà bisognava registrarsi su un sito, che mi sono registrato ieri, e poi bisogna semplicemente presentarsi in un posto dove andrò tra poco, che è la SIM di, non mi ricordo come si chiama, e lì a seconda di quanta gente ci sono ti danno poi $10 da spendere su Amazon. Pazienza, lo farò un'altra volta. Lo fanno ogni primo venerdì del mese. Ah, allora credo di aver capito cos'è, mi arriva anche l'avviso su Facebook. Sì, sì, sì. E quindi adesso tra poco... Ma io pensavo fosse una festa, figurati. No, è una prova di carico. Cioè loro vogliono capire quanti avatar ci sono, allora per dare un po' di incentivo hanno dato questo premio qua. In realtà ho visto che quel premio lì non è consumabile da noi europei, quindi in realtà è fittizio. Ah, pure. Che tra l'altro aumenta in funzione del numero di persone, quindi se ci sono 100 persone ci danno €20, $20, se sono 200 ci danno 30, insomma queste cose qua. Ma tanto non lo possiamo usare. Ma intanto voglio vedere, cioè, intanto adesso tra poco vado e quindi vi dirò.
Ma io andrei non tanto per i 20 euro, 10 euro, eccetera, ma appunto per vedere un po' di folle, no? Perché sono inusuali le folle. Già noi in questa, sì, in questo dominio qua, che quanti eravamo? 10? Eravamo tra... eravamo una folla, per questo genere di... sì, per i Fidelity mi sa di sì. Ma anche per Sansar, perché guarda che anche Sansar alla fine... Io ci ho rinunciato. A Sansar? Ma io Sansar alla fine, ogni volta che costruivo qualcosa, ci perdevo delle ore e non riuscivo sì, a fare. Sì, no, infatti, è troppo complicato. Mm. Ho visto che qualcuno ha fatto delle belle cose, ma probabilmente hanno un sacco di tempo da dedicare. Sergio Della Cruz, si è appassionato. Sì, sì. Comunque, allora, incontro stasera era, abbiamo visto, molto introduttivo e quindi molto semplice. Spero che Gianfranco non sia rimasto troppo deluso della semplicità, insomma, di questa cosa. Per la prossima settimana io direi, se vi va bene, adesso lo scrivo anche sulla cosa, ci confermiamo, proviamo a confermare il venerdì. E l'argomento sarebbe poi invece quello non tanto di navigare, di muoversi, ma quello di costruire qualcosa, no? Quindi imparare a costruire, modellare, eccetera. E non necessariamente, non c'è bisogno di avere doti Blender, nel senso che vedremo come costruire cose semplici oppure prendere delle cose già fatte dai vari marketplace, ma oppure anche sul... lavorare brevemente su Blender per fare l'import-export, ecco, quello forse sì. Però non insegneremo minimamente a modellare, perché sennò questo sarebbe un corso di modellazione. Mm? Sono impiantata. Sì? Sì, sono caduta nei cespugli, non riesco più a uscire. Vabbè, al limite provi a rientrare, vediamo. Comunque, come vi sembra la sim riattata in questo modo molto semplice, un po' più compatto? Io pensavo di ricreare Low Poly, cosa ne pensi, Eva? Ci vorrà un po' di tempo, ci sono parecchie cosettine. Sì, però vedi che io stamattina qui ci ho lavorato un paio d'ore, di cui praticamente metà per la base tua. Però per il resto era abbastanza gratis, se prendevo la zona. Beh, probabilmente i lavoretti Low Poly sono più semplici da... Sì. Da scaricare. Ok, poi guardiamo ancora un attimo se oltre a Eva, se qualcuno ha lo Zoom, come mi si fa? $5 alla volta non vale la pena. Io ne ho trovati 8. no, sono 10. Almeno vediamo un po', confermiamo che siamo... Ah, per inciso, se voi foste dei bravi, abili costruttori, c'è anche un trucco per trovare le cose, no? Come la search di... Esatto. Cioè, nel senso che voi potreste andare in create, no? E poi fate list. Ah, giusto. E poi qui vedete che ci sono tutti gli indizi, uno per ciascuno. E quindi potete fare doppio clic sull'indizio. Se fate doppio clic sull'indizio, vi sposta automaticamente su quello. Allora, me ne mancano due. Ma se tu fai così, vedi che ti sposta esattamente dove sono gli indizi. Quindi adesso ve lo dico, ma in realtà l'insegnamento è usare, tanto magari ve lo faccio rivedere, perché poi la prossima settimana questa cosa del create lo vedremo molto più dettagliatamente. Però per adesso lo faccio vedere come trucco per trovare le cose. Nel senso, si preme, si clicca su create, si va sulla lista, no? Di questo create, qui c'è una filtratura e un raggio, quindi si può mettere anche un raggio più lungo, tipo 1000, e qui si può mettere un pezzo del nome, tipo indizio, e qui si ordina per nome, e qui ci sono tutti gli indizi, uno per ciascuno. E poi basta fare doppio clic e automaticamente la camera si sposta su quell'oggetto. Questo è un modo che per i costruttori può essere molto interessante, perché permette di navigare rapidamente. Ed è una cosa che ad esempio su Firestorm c'è, no? Su OpenSim. Sì, 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 c'è la search. Sì, quindi questa cosa qua è identica a quella che avreste su
su Firestorm. Scusa, ma dove hai preso questi strani termini? I termini li ho creati con un programma che genera password. Ah, ecco. Quindi credo che questo qui, password, 5. Generatore di password, questo qui. Vedi, che genera password, ogni volta che lo clicchi genera una password nuova. Beh, è utile. Se volete vi do il link. www.generatepassword.com. Ma io uso sempre le stesse. Eh no, sai che non si fa. No, ma adesso il discorso poi anche della mappa del tesoro, eccetera, queste cose qua. Poi ovviamente fatto così era molto... perché l'hai detto, ma... l'ho detto perché in realtà comunque bisogna sempre pensare che quando si fanno queste cose, così come in Second Life, gli studenti ci arriveranno prima o poi a queste cose. Ma è anche bello che ci arrivino, no? Nel senso che... perché... arrivare al trucco, all'hacking, in realtà è un indice, magari non è proprio l'intelligenza primaria che l'insegnante vorrebbe che l'allievo crei, no? Ma è sicuramente quello che gli viene molto più naturale. E quindi perché non sfruttare anche questa cosa qua, insomma, dei ragazzi, insomma. Quindi invece di vederlo come un cheat, vederlo come un modo anche da... un modo di esplorare che hanno naturalmente indotto loro. Prima di andare, c'è una cosa che stavo insegnando ad alcuni di voi, che erano la personalizzazione dell'interfaccia, nel senso che di base ci si muove con questi frecce WASD. Però per chi viene da OpenSim o da Second Life questo movimento è un po' innaturale, no? Perché uno è abituato a fare alt, puntare e poi ruotare, no? Allora questa cosa qua la si può fare, io c'ho un documento dove lo faccio vedere. In pratica ho un allora a parte, vabbè, c'è un documento primi passi dove spiego un po' come ci si muove, no? Come si entra, come si fa, eccetera. E questo lo metto ancora sulla chat, copy link. Quindi mettiamolo sulla chat questa. E poi però la cosa che mi sembrava più interessante era la personalizzazione dell'interfaccia, di cui mettiamo anche qua il link. Ecco, quindi il link lo rimettiamo qua nel TLKIO. Allora, se andate in questa personalizzazione dell'interfaccia, vedete che le cose che si possono personalizzare sono sugli script, sono degli script di interfaccia, e questi script si manipolano sostanzialmente col CTRL-J. Cioè premendo CTRL-J si può specificare uno script da aggiungere all'interfaccia. E a questo punto ci sono degli script molto utili, trovo io, che esempio c'è questo click, doppio click per fare il teleport, no? Doppio click per fare il teleport lo fate, in realtà dovete prenderlo dal marketplace, no? Da qui cercate teleport. Vedete che c'è double click teleport e facendo get vi chiede il vostro identificativo diciamo della passphrase, no? Della di sicurezza. Non so quanti di voi sono riusciti a crearsi il wallet. Sì, io l'ho fatto. Il wallet è una cosa che vi guida lui. Vediamo se ce l'ho fatta, ok. Quindi praticamente, e c'è proprio un pezzo qua, wallet, che se lo cliccate, lui praticamente, vedete che io ho 9210 HFC. Tu quanto ce n'hai?
Eva? Io? Zero, forse ne hai. Aspetta, lo clicco. Devo mettere la password. Io non ho nessun HFC. A me me l'avevo dato all'inizio perché ho partecipato all'alfa e mi avevano dato 10.000 HFC quando mi ero iscritto come alfa testa di questa cosa qua. Però li regalano questi qui, nel senso che se voi andate nel dominio bank, no? E lì in determinati momenti della settimana, in certe ore, regalano questi HFC. Quindi è un altro... Infatti c'è la coda, l'ultima volta che c'è stata hanno fatto vedere la... No, ho visto che ci sono un sacco di cose gratuite, poi uno se le può costruire. Sì, no, ma quello è semplicemente un giochino, loro in realtà non è che vogliono stimolare niente di simile a quello che c'è su Second Life, non almeno in maniera diretta. Comunque, tornando al discorso del market che abbiamo visto prima, il teleport che abbiamo visto prima, il teleport sostanzialmente lo ottenete. E poi quando avete l'item, vedete che funziona, che vi installa un double click tp.js, che però a me sembra che ho già installato. Per vederlo basta vedere sul running script, che è Ctrl J, quindi voi potete fare Ctrl J, vediamo un po' se ce l'ho, faccio Ctrl J, vedete che c'ho, no, non ce l'ho, forse l'ho tolto. E allora lo mettiamo effettivamente, quindi diciamo yes. Perché? Ah, devo fare forse un refresh. Ah, eccolo qua, double click tp.js. No? Allora, una volta che è pronto questo click, diventa molto semplice, più semplice spostarsi, perché basta fare doppio click in un punto e vedete che c'è il teleport istantaneo su quella posizione, che è un po' più comodo per navigare velocemente. Vabbè, sì. Quindi questo è il primo trucco che vi faccio vedere. Ah, poi... sono riuscita a prendere l'amicizia anche di Wiz. Ah, perfetto. E poi, visto che stavamo facendo vedere i trucchi, l'altra cosa che muoversi come in Second Life, c'è questo script che adesso vi metto anche nella chattina, che se mettete questo script, questo script che vi sto mettendo, se lo copiate, probabilmente c'è un modo di fare copy link address, ok? E poi questo link lo mettete sul Ctrl J from URL e poi mettete quello script lì, inspect.js, Ctrl Alt Studio, questo è un utente di una persona che veniva da OpenSim, da Second Life. A questo punto quello che succede è che una volta che c'è inspect.js, potete fare Alt e ruotare attorno agli oggetti, esattamente come in Second Life o in OpenSim, ed è due righe più intuitivo per noi che veniamo da quel mondo. Qualcuno di voi l'ha provato questo? Quello per spostare la cam? Sì, così fa lo zoom. Vedete? Lo zoom diventa naturale, vedete che diventa molto immediato. E poi tra l'altro zoomando poi si può fare doppio click e muoversi di conseguenza. E come si fa su Second Life, no? In realtà poi c'è anche le varie cose, quindi fa Ctrl Alt per girare, no? Le cose, poi Ctrl Shift Alt fa invece il panning, no? Insomma, c'è queste feature che non sono naturali in High Fidelity, ma che secondo me sono estremamente interessanti. Anche per fare delle foto. Sì, sì, sì. E poi cos'altro lo segnalavo qua sopra, oltre a questo? Ah, c'è uno script che si chiama edit.js, ma questo ve lo farò vedere poi la settimana prossima, perché è un pochino... a parte che non funziona benissimo, però quel poco che funziona è molto interessante. Ah, poi c'è anche una cosa, name tags, che è uno script che permette di vedere sopra le persone il nome dell'avatar, che diventa anche abbastanza interessante. E voi sapete che potete cambiare il nome del vostro avatar andando sul
andando su dov'è? So se settings avatar, e qui avete l'avatar display name, e quello è il nome del vostro avatar. Ok? Allora, come vi è piaciuto il giro di stasera, anche se abbiamo fatto un pochino rapidamente? Sì. Allora, magari la prossima volta, se riesco, anche magari se Eva mi dà anche un attimo una mano, portiamo anche altri pezzi di Low Poly. Mi devi dire quali mancano, perché un po' ho visto. Ma io ho portato solo l'isoletta dei dinosauri e qualche bosco, no? Ma, e poi tutto il resto non l'ho portato. Poi devo anche capire bene qual è il modo migliore di portare le scalette che hai fatto, perché ho visto che sono dei pezzettini individuali, ma conviene forse portarli tutti insieme magari. C'è un ponte tutto in tutto. Ho notato che invece di portare i pezzettini conviene fare l'export di tutta la sezione. Ok, allora io qui vi abbandonerei e vi darei appuntamento a venerdì prossimo, comunque ci sentiamo sul gruppo, se avete commenti eccetera. Il primissimo compito da fare entro domani è riportarmi i nomi di quelle famose password, così vi daremo il punteggio, e sarà uno dei primi compiti operativi, e poi per la settimana prossima vi daremo dei compiti operativi sulla creazione di oggetti, eccetera. Ho una domanda, un attimo, prima che te ne vada. Come mai il mio avatar a volte apre la bocca quando parlo, a volte no? Dipende se c'è il microfono attivo oppure no, credo. Cioè lui sente. La voce si sente, però. Ma io, adesso, se faccio una prova, vedi che io adesso muovo la bocca, no? Se io spengo il microfono, vedi, ho spento il microfono, io parlo, però non muove più la bocca. Io ho il microfono attivo, ma non muovo la bocca. Poi magari ci sono anche dei... Comunque, se notate, la bocca si muove, e anche le sopracciglia e le mani si muovono in maniera decisamente più interessante che non su OpenSim o Second Life, no? Fatto meglio. Beh, se hai un buon O, ti muovi bene anche in OpenSim su Second Life. Vabbè. Comunque, questo è... io provo ad andare adesso nel posto che vi dicevo, così. Ok. Non so, vi auguro buonanotte a tutti. Mettete pure dei commenti su Facebook, quello come vi sembra, e così vediamo un po' di andare avanti con questi incontri. Ne faremo, credo, non tantissimi, ma comunque 3 o 4, in tentare di arrivare a finire luglio, e forse anche qualcosina di... forse a fine luglio può darsi che abbia dei problemi, perché vado da qualche parte, ma adesso sistemiamo, ci sincronizziamo nelle prossime settimane. Va bene, allora buona serata a tutti, grazie. Buona serata. Ciao ciao.